Siderlo, incendiati 5 mezzi di Locride Ambiente, escalation criminale nel territorio. E ancora polemica a distanza, Lucano, Salvini, ma è la città a rispondere al ministro. Marina di Geoseunica, commercianti contro commissari, a proposito di strisce blu. Sangue calabrese sotto il ponte Morandi, 2 le vittime, una è di Antonimina. A erosione costiera, allarme scattato nella Soveratese, esercenti balneari preoccupati. Festival Jazz di Roccella Ionica continua il messaggio Italians con Zappa. Benvenuti al giornale di Telemia, cominciamo con la cronaca con l'incendio di 5 mezzi alla Locride Ambiente. L'episodio è accaduto nella notte tra il 9 e il 10 agosto, ma il presidente di Locride Ambiente, Gianni Gerace, lo ha reso pubblico solo ieri con un apposito comunicato stampa, definendolo un fatto grave che ha colpito dirigenti e lavoratori di Locride Ambiente S.p.A. Nella notte tra il 9 e il 10 agosto, infatti, sono andati distrutti dalle fiamme 5 automezzi dell'azienda, provvisoriamente stazionanti presso l'impianto di depurazione, che si trova a poco meno di un chilometro all'interno della riviera, al confine del comune di Siderno con quello di Locri. Amministratori e dirigenti dell'azienda, si legge, allertati dalle forze dell'ordine e dai vigili del fuoco, non hanno potuto far altro che constatare la gravità della situazione. Sulla matrice e sulle cause del gesto restiamo in attesa delle perizie e delle deduzioni ufficiali delle forze dell'ordine. Ciò non toglie la gravità di un fatto che mira a colpire non solo l'azienda in quanto tale, ma i lavoratori e gli amministratori del territorio, in quanto azienda con capitale a maggioranza pubblica. Il comunicato continua che come azienda ieri e ancora di più oggi abbiamo voglia di una straordinaria normalità che intendiamo perseguire e rafforzare perseguendo una piena efficienza gestionale e operativa, nonché il principio cardine della legalità che va dalla trasparenza al rispetto incondizionato dello Stato, dall'osservanza della legge alla condivisione e attuazione delle norme con i suoi rappresentanti istituzionali e le massime autorità del territorio, prefettura, forze dell'ordine e amministratori. La nota così conclude: se trattasi di messaggio intimidatorio, ancora di più abbiamo l'obbligo di non fermarci. Lo dobbiamo a un'azienda che da momento di criticità è diventata modello di efficienza, ammirato in tutta Italia. Lo dobbiamo ai lavoratori che svolgono la loro attività dignitosamente per assicurare un degno presente e un futuro alle proprie famiglie. Lo dobbiamo infine alle amministrazioni del territorio che, come noi, avvertono la presenza ingombrante del potere mafioso e che come noi cercano di fornire risposte efficienti, occupazione e rispetto della legge. Un uomo di 33 anni, originario di Crotone, AR questa iniziale, è stato trovato morto questa mattina all'interno della sua auto a Catanzaro. Il decesso potrebbe essere stato causato da una overdose di droga. La giudiziaria con salgono a 12 gli indagati dell'inchiesta Black Windows, che lo scorso 9 di aprile ha portato al fermo di 7 persone accusate del duplice tentato omicidio di Giovanni Alessandro Nesci e del fratello 13enne affetto da sindrome di Down, omicidio avvenuto nel centro storico di Sorianello il 28 di luglio del 2017. E adesso la polemica a distanza. Salvini l'altro giorno a San Luca ha parlato di Riace, la città risponde oggi. Non potevano mancare nel giorno della sua visita a San Luca delle frecciatine al modello Riace. Salvini infatti ha invitato il sindaco lucano a rendicontare bene, spiegando che Riace conserverebbe le sue qualità a prescindere dal fenomeno migratorio. Nessun messaggio di apertura dunque dal ministro dell'interno, ma Riace non molla. Una cifra, 51.754, la somma che reco solo la rete dei comuni solidali ha ottenuto dalle donazioni ricevute fino a oggi e poi dalla rete. Siamo un fiume in piena, una comunità che cresce giorno dopo giorno e che dice chiaramente una cosa: chiusi al razzismo, aperti all'umanità. E ancora la vignetta di protesta di Sergio Staino, in cui un Salvini in posa da ventennio esclama: spezzeremo le reni a Riace. Una comunità globale, ha ricordato il primo cittadino riacese su Radio Popolare, che in continuità con l'antica mission d'accoglienza magno greca ha costruito qualcosa di speciale.
sociale, in cui accanto ai bambini di Riace ci sono i bambini figli dei rifugiati. Una strada però sempre più difficile da percorrere, in cui alla crescita di notorietà è corrisposto un offuscamento sempre più pesante. Ed ecco che accanto al teorema dell'immigrazione sono venuti fuori i problemi di ordine pubblico, di malattie e di scontri tra religioni, come se qualcuno volesse mettere un freno alla città dei bronzi. Ma Lucano non capitola e conclude: non ci rimane altro che andare avanti. I rifugiati sono felici di stare a Riace e noi dobbiamo fare quest'ultimo sforzo. Ponte crollato a Genova, c'è del sangue calabrese sotto il Morandi. Tra le macerie si continua a scavare senza sosta e il bilancio delle vittime arrivato a 38 morti è purtroppo destinato a crescere. E tra le vittime del crollo del ponte Morandi a Genova ci sono anche tre calabresi. Ersilia Piccinini, 40 anni, originaria di Sersale, in provincia di Catanzaro, Luigi Matti, originario di Acconia di Curinga, e Bruno Casagrande, originario di Antonimina. Tre vite stroncate in pieno nel caldo atroce di agosto, tre famiglie devastate da un lutto troppo spietato, storie di emigrazione, di andata e ritorno dalla propria terra, della ricerca di una vita migliore che però alla fine deve fare i conti con il destino. Storie come quella di Bruno Casagrande, 57 anni, originario di Antonimina, che dopo aver chiuso l'attività di autospurgo in Calabria, dal 2016 faceva lo stagionale nell'isola ecologica dell'Amiu, l'azienda multiservizi e di igiene urbana genovese dalla quale dipendeva. Un lavoratore precario che badava però a trovare un lavoro stabile per portare avanti la moglie, un figlio di 18 anni e una di 12. Casagrande viveva con la famiglia nella zona di Bolzaneto, un quartiere genovese della Val Polcevera, e proprio lì, sotto il peso del viadotto che attraversava quella valle, assieme al collega Mirko di 31 anni, Bruno è morto, maciullato dal peso delle macerie e dal capannone sfondato. E dal piccolo centro della Locride oggi partiranno verso il capoluogo ligure i parenti dello sfortunato lavoratore, vittima del ponte crollato, per partecipare ai funerali di Stato che si svolgeranno sabato alla Fiera di Genova nel padiglione Jean Nouvel. Appello alla nostra redazione: ad alcuni cittadini della spiaggia di Via della Galleria, ha assoverato per una forte erosione costiera che quest'anno ha raggiunto il suo apice in questo tratto. Ci troviamo in uno dei tratti di spiaggia più belli di Soverato, precisamente in zona Via della Galleria. In questo tratto di spiaggia, come si può vedere anche dalle nostre immagini, è presente soprattutto in quest'ultimo periodo un forte fenomeno di erosione costiera che raggiunge il suo apice proprio in quest'anno. In effetti lo spazio a ridosso della battigia è parecchio limitato. Ci sono dei finanziamenti regionali di oltre 1,5 milioni di euro per effettuare interventi a favore del ripascimento della spiaggia. Al momento però i finanziamenti sono bloccati per via della resistenza da parte di diverse associazioni ambientaliste. Alcuni abitanti della zona ci hanno chiamato per documentare la situazione, per sollecitare quantomeno un sopralluogo del comune per rendersi conto dell'attuale situazione della spiaggia. Ne parliamo con il signor Davoli. Ci sono queste associazioni che spingono a che non venissero realizzate queste opere, in quanto pare che delle ricerche archeologiche ci sono dei reperti che non danno questa possibilità. Ma questo io sfido chiunque, io ormai sono tantissimi anni che vivo qui, in questo pezzo di spiaggia, a fare delle ricerche serie, di persone competenti però, che dessero finalmente un responso definitivo a questa diatriba, perché è peccato non solo perdere questi finanziamenti, ma non solo vedere la spiaggia di Soverato, questa zona Poliporto, che è una delle zone più vecchie di Soverato, entrata in questa cittadina, in queste condizioni. Come vede, non esiste più questo pezzo di spiaggia che da sempre è stato salvaguardato. I bagnanti sono presenti in questa zona e si rammaricano anno dopo anno della scomparsa di questo meraviglioso pezzo di spiaggia. Anche qui le ferrovie, come vedete, circa 15 anni fa hanno fatto degli interventi proprio in prospettiva della salvaguardia della linea ferrata, proprio per l'erosione della costa, e questo è un esempio dell'erosione di costa che esiste in Calabria. Per cui, senza questi due pennellini a mare
80 metri, si parla di 80 metri, penso che da qui a breve, da qui a qualche anno, non esisterà più questo pezzo di spiaggia. Dicevamo di un finanziamento di circa 1 milione di euro, quindi è anche un finanziamento cospicuo. Certo, il Comune è consapevole di questo, è stato progettato, dovevano solo iniziare i lavori, solo questo. Tra l'altro avete presentato un'istanza presso il Comune di Soverato con la raccolta di diverse firme proprio per sollecitare l'intervento dell'amministrazione comunale. Siamo andati anche in Regione, la quale Regione non ha nulla in contrario a questo, se non queste resistenze che vengono dall'esterno di questi gruppi, per l'amor del cielo, massimo rispetto alle loro iniziative, ma che non hanno nulla di certo su quello che vogliono loro salvaguardare. Cioè, questo non esiste reperto archeologico se non ancora più a sud, dove esistono i lidi. Lì sfido io, chiunque può dire che effettivamente in quella zona ci possono essere i ritrovamenti di qualche reperto archeologico che dà effettivamente resistenza, ma non sicuramente in questo spiazzo di strada. Cosa intendete fare a questo punto? Ma noi, lei le ha detto poco fa, abbiamo già presentato un'istanza con della raccolta delle firme, tanto per dire all'amministrazione tutta, datevi da fare, perché non solo è peccato perdere questi finanziamenti per la città di Soverato, ma anche mettere fine a questo scempio, mi perdoni il termine, perché come vede non esiste più uno spiazzo di spiaggia. Dall'amministrazione aspettiamo quindi che dare corso a quella che è stata la nostra istanza, la richiesta, che venissero sul posto a dialogare con noi in modo pacifico, in modo sereno. Lo sanno che troveranno sempre la nostra disponibilità a qualsiasi tipo di collaborazione, ma aspettiamo. Proprio dal 15 di agosto, da Ferragosto, strisce blu e quindi parcheggio a pagamento a Marina di Gioiosa Ionica. Non sono d'accordo i commercianti che ieri hanno protestato e hanno detto di fare altre proteste nei prossimi giorni. 300 persone circa sono scese in piazza ieri pomeriggio a Marina di Gioiosa Ionica per protestare contro i parcheggi a pagamento. Si tratta della maggior parte dei commercianti gioiosani, facenti parte anche dell'associazione commerciante, ai quali sono unite tante persone comuni. I commercianti minacciano di portare le chiavi delle proprie attività commerciali al comune se la commissione straordinaria che gestisce l'ente non provvederà al più presto alla rimozione dei parcheggi a pagamento che da pochi giorni sono stati realizzati sul corso principale della cittadina ionica. I commercianti lamentano la poca reperibilità dei tagliandi per poter parcheggiare ed anche la necessità di poter parcheggiare la prima mezz'ora gratuitamente. Ovviamente questo avvantaggerebbe le attività commerciali che in questo momento stanno attraversando una grave crisi economica. Sul tavolo dunque le proposte. Adesso si attende di capire che cosa deciderà la commissione straordinaria che sta gestendo l'ente comunale. Naturalmente i commercianti sono disposti a continuare la protesta ad oltranza. In modo perché loro arriveranno lunedì e mercoledì. Loro ci sono hanno anche porteremo microfoni, porteremo casse, avanti al porterete le vostre avanti al comune! No. Perché per poterlo fare davanti al comune oggi dobbiamo fare una cosa importante, dobbiamo chiamare il questore oggi e se qualcuno si fa carico ci vogliono 3 giorni affinché il questore ti dia l'autorizzazione e non è detto che te la dia anche se è una protesta normale. Ci fermiamo per dei suggerimenti commerciali, poi la seconda parte del TG, a dopo. Seconda parte del TG, la politica nei comuni, in alcuni territori. Parliamo della Lega, prima parlavamo di Salvini. Il partito si allarga nella piana di Gioia Tauro. Antonino Coco è coordinatore ad Oppido.
Nella piana di Gioia Tauro continua la campagna di adesioni verso la nuova Lega di Salvini, questa volta ad aderire dopo l'ingresso dei giorni scorsi del consigliere comunale di Anoia Enzo Bitonti e Antonino Coco, già primario di ginecologia e ostetricia all'ospedale di Polistena, presentato ieri sera nella sede del partito a Taurianova dal commissario provinciale Michele Gullace. Non nuovo alla politica, lui stesso parla di un abbraccio convinto dopo i trascorsi democristiani e scopellitiani. Coco ha aderito al nuovo corso della Lega voluto dal segretario federale Matteo Salvini, attuale ministro dell'interno. Non più solo nord e antimeridionalista, sottolineano sia Gullace che Coco nel corso della conferenza stampa, come era un tempo la Lega di Bossi, ma un partito, almeno fino a questo momento, che guarda al sud con convinzione. L'ex primario, nonché presidente dell'Associazione Ostetrici e Ginecologi Ospedalieri Italiani, afferma che l'ultima sua tessera di partito che ha avuto in tasca era quella della DC, quando ne era un convinto militante. Dopo di allora e con la fine dei partiti ideologici dopo il ciclone Tangentopoli, osserva l'ex primario, ho seguito solo gli uomini e i loro progetti. L'atto di ritesserarmi è un gesto di fiducia non solo verso un uomo, ma nel progetto complessivo della Lega di Salvini. Coco assumerà l'incarico di coordinatore cittadino della Lega di Oppido Mamertina. È entusiasta il commissario Gullace, che parla di un'adesione qualificata, anticipando nuovi importanti ingressi nel carroccio. Ma intanto non ci siamo posti nessun tipo di traguardo. Abbiamo la necessità di essere rappresentati nel territorio, e questo fatto di avere di lavorare anche il 16 di agosto, il 15 di agosto, di Ferragosto con tutti gli amici a parlare di politica anziché andare al mare è un momento importante per fare capire che veramente c'è questa voglia di fare politica ad un certo livello, come si faceva magari una volta e come oggi purtroppo non ci sono più queste condizioni di serenità logistiche e di serenità operative per rappresentare il territorio nella piena interezza. Un'altra cosa vorrei aggiungere che è fondamentale secondo me. Noi abbiamo raggiunto il risultato di un deputato e un senatore nella nostra regione, tenuto conto che soltanto nella provincia di Reggio Calabria avevamo solo 4 paesi che avevano dei coordinamenti cittadini. Quindi vi lascio immaginare, anche per un solo istante, le difficoltà logistiche per poter rappresentare nel territorio il simbolo e il pensiero della Lega. La prima delle due giornate in Largo Montalcini, il Festival Jazz di Roccella Ionica, che continua a cambiare location, ma la musica non cambia, quella è sempre molto importante e bella. Applausi ieri a Largo Montalcini per questo ennesimo tributo a Frank Zappa. Ieri, giovedì 16 agosto, prima giornata del Roccella Jazz Festival 2018 dedicata a Frank Zappa. Il tema dell'edizione numero 38 è Italians, il contributo italiano e in particolare siciliano alla storia del jazz, con un focus specifico sulla figura di Frank Zappa, che riceverà omaggi da musicisti di varia estrazione, allo scopo di esaltare ancora una volta il genio di questo grande musicista che ha attraversato i generi, lasciando un'impronta indelebile nella storia della musica in tutte le sue forme. A Zappa saranno dedicati 3 concerti, una conferenza e un film. Il primo concerto è stato proprio quello di ieri sera, a cura di Marco Pacassoni e del suo gruppo. Un appuntamento speciale per Jamming Around Jazz at the Village, dal titolo A Vibes and Marinda Tribute to the Music of Frank Zappa. Marco Pacassoni ha suonato il vibrafono e la marimba come Ruth Underwood, compagna di strada di Frank Zappa in molti progetti, e a Ruth, il vibrafonista, ha da poco dedicato il suo nuovo album Frank and Ruth, pubblicato lo scorso 9 giugno in occasione del 30° anniversario dell'ultimo concerto che Frank Zappa tenne in Italia proprio nell'88. Frank and Ruth, album ambizioso ed originale, è un tributo all'importanza del vibrafono e della marimba nella musica di Zappa, durante il periodo considerato il più ispirato della sua lunga discografia e dove era presente la talentuosa e virtuosa percussionista Ruth Underwood. Il Marco Pacassoni Group, con Alberto Lombardi alle chitarre, Enzo Boccero al pianoforte e alle tastiere, Lorenzo De Angeli al basso, ha rivisitato con arrangiamenti del leader i brani più famosi eseguiti dai Frank e Ruth con diverse formazioni.
sempre ieri sera, in apertura invece, un duo di grande raffinatezza espressiva, Flaviano Braga alla fisarmonica e Simone Mauro al clarinetto basso. Anche se i due musicisti comaschi hanno una formazione classica, il loro progetto Speck e Zola attinge dal folklore della loro zona d'origine ed è caratterizzato da un linguaggio etno-jazz imperniato sulla musica improvvisata. La fisarmonica che Braga suona da quando aveva 6 anni, il clarinetto basso di Mauro, diplomato in clarinetto classico e poi convertito al jazz, hanno creato un impasto timbrico ricco e suggestivo che consente loro di spaziare fra i generi più diversi, pur rimanendo l'improvvisazione jazz l'irrinunciabile collante del loro dialogo che attraversa atmosfere sia europee che latinoamericane. Il prossimo appuntamento stasera con Luca Ciarla e Valentina Gullace. Parliamo adesso della camera iperbarica di Palmi. L'ASP trova un medico che può ridare slancio alla struttura di Palmi. Arriva il dottore Mazzuca, a fine luglio era rimasta una sola unità a garantirne l'operatività. Sospiro di sollievo per la camera iperbarica di Palmi, reparto collocato nell'ex ospedale Francesco Pentimalli e considerato fiore all'occhiello della sanità calabrese e non solo. Questa eccellenza meridionale rischiava infatti la chiusura perché dei 5 medici che operavano nella struttura ne era rimasto solo uno. Ora, su disposizione del direttore sanitario dell'ASP di Reggio Calabria, Pasquale Misiti, arriva un nuovo dirigente medico, trasferito temporaneamente dal 118 con esperienza professionale nel settore dell'emergenza urgenza relativa alla camera iperbarica. Da settimane si era creata una situazione di grave emergenza di personale medico dopo la prematura scomparsa di uno degli specialisti del reparto e con gli altri 3 medici andati in pensione nell'arco di pochi mesi, a cui non era seguita nessuna integrazione di unità suppletive per sopperire alla grave carenza. Una situazione che richiedeva un intervento immediato da parte degli organi competenti, rischio la chiusura del centro iperbarico Galeazzi della cittadina pianigiana. Considerata l'enorme richiesta proveniente da tutto il Mezzogiorno e le terapie di supporto che il personale fornisce quotidianamente anche a tutti i corpi speciali delle forze armate che esplicano attività subacquee, dai sommozzatori della Marina Militare a quelli dei Vigili del Fuoco, ai Carabinieri, a quelli della Guardia di Finanza, l'incognita era quella di non riuscire più a dare un servizio concreto nelle emergenze. In questo contesto non ha certo aiutato l'atto aziendale emanato dall'ASP lo scorso febbraio che ha determinato per il centro iperbarico di Palmi il declassamento da centro ospedaliero a servizio sanitario distrettuale a valenza aziendale. Ora si spera un'inversione di tendenza per questa eccellenza sanitaria calabrese. Giornate intense anche di presentazione di libri, tanta cultura in questo territorio in maniera particolare nella Locride. Siamo a Marina di Gioiosa Ionica per presentare l'ultima fatica del professor Lo Schiavo. Pubblico partecipe e interessato ieri presso la Biblioteca Comunale Mario Pellicano Castagna di Marina Gioiosa Ionica per la presentazione di Marina Gioiosa Ionica, caratteri territoriali e profilo storico. L'ultimo saggio scritto da Mario Lo Schiavo, edito dalla RUF e che i presidi del libro Locride hanno presentato nel corso di un'iniziativa culturale. L'evento ha rappresentato anche l'occasione per celebrare il 70° anniversario di fondazione del comune con una riflessione storica che si apre al futuro. L'incontro ha visto protagonisti l'autore del libro Vincenzo Naimo, storico, docente dell'Università per Stranieri Dante Alighieri e deputato di Storia Patria. Una tappa significativa dunque quella di ieri per ripercorrere i tratti storici e le condizioni geografiche che hanno determinato nel 1948 la nascita del nuovo comune. È un volume veramente onderoso sia dal punto di vista del contenuto che da quello del peso specifico, nel senso che oltre 500 pagine, quando le si hanno in mano, hanno un certo peso. È un volume sicuramente che appunto in oltre 500 pagine
che il dottor Lo Schiavo ha dedicato alle vicende storiche di Marina di Gioiosa Ionica e del territorio che dal 48 costituisce il comune di Gioiosa Ionica, di Marina di Gioiosa Ionica, anche perché attraverso la lettura io ho avuto modo di constatare che l'autore, benché non residente qui, perché mi pare da sempre, no? Da una certa età, non risiede più qui, ha dimostrato un amore smisurato, secondo me, verso il nuovo centro abitato, di cui appunto traccia il carattere territoriale e il profilo storico. Ieri San Rocco, ma solenni festeggiamenti in onore di San Rocco in molti centri calabresi. Parliamo di Gioiosa Ionica e nello specifico della barca di San Rocco, che non solo è tradizione per ricordare l'arrivo della statua marina di Gioiosa Ionica con il veliero San Luigi proveniente da Napoli, ma è anche un voto per chiedere una grazia. O Santo Rocco mio, pieno di grazie, Santo miraculoso e nostro santo, noi tutti paesani ti pregamo, per non ci fai le grazie che ti cerchiamo. Fancilli, santo caro, e non ce li negare, ma i bisogni nostri tu li puoi sapere. Un tiro a cui oggi non di grazia. Si sta avvicinando alla festa di San Rocco. Allora, come sapete, Gioiosane, la statua è stata costruita a Napoli e trasportata con un veliero che si chiama San Luigi da Napoli a Gioiosa Marina. Chi per un motivo, chi per l'altro, si fanno barche a modo come vuole uno, di canna, di legno, e io ho deciso di fare quest'anno una barca per il guto, purtroppo sono cose che succedono. È andato tutto bene, io ce la metto tutta, che non si perde questa traduzione, perché è importante per il popolo di Gioiosa ed è una cosa meravigliosa, bisogna portarla avanti. Allora, questa barca è costruita proprio con le mie mani. Allora, io ho preso la legname, l'ho tagliata a strisce da 4 cm e l'ho portata un fiume qua, chiamano la Fiumarina. Questa procedura io lo sapevo come si fa, perché mio padre faceva i ferrazzi, i zimbili, i panara, e sapevo che se si mette a mollo questa legname qua la puoi lavorare come vuoi. E io sono andato, l'ho fatto questi, e l'ho portato in fiume qua a Gioiosa, vicino, e l'ho lasciato 2 giorni e 2 notti. Poi sono andato a prenderli e poi me le giravo piano piano come volevo io. Come vedete, in questa barca è tutta fatta con le mie mani, non c'è una cosa costruita che è fuori posto. Fuori posto in che senso? Non è artigianale, questa è tutta artigianale. Cioè, ho fatto i tamborelli, l'ho fatto io, i piattini l'ho fatto io, la cancascia l'ho fatto io, perché San Rocco si merita questo e altro. Prima di tutto che ci sono i tamburi, perché Santo Rocco e dei tamburi, cioè c'è la cancascia, c'è le piattine, e poi c'è una madamma che ha cortarei in testa che balla, perché una volta sapeva Gioiosa e mi ricordo i madamme che ballavano, e tutti che a San Rocco si prestavano un petto, ci angivano, sono belle ricordi, a me mi rimane questo ricordo, che a famiglia mia c'è una festa di San Rocco, e io spero che costruisco altre barche, perché io ogni anno faccio una. Come finisce San Rocco, la rompo e il prossimo anno faccio un'altra. Non è una copia, è una barca fatta con le mie mani. Gastronomia e anche artigianato locale, momenti ludici, artisti di strada, insomma tante cose, ma soprattutto prelibatezze gastronomiche e il buon vino di Vivongi. Torna la tradizionale Fiera della Badia, ovviamente come ogni anno, in diretta televisiva sul nostro canale.
Oggi e domani ritorna lo storico mercato dell'Abbadia, una ricorrenza per i 212 anni di indipendenza che l'amministrazione comunale, con la Proloco, desiderano ricordare e festeggiare con i cittadini e quanti turisti giungeranno in paese. Ma da sottolineare uno tra gli eventi calabresi più noti che si sviluppa nel caratteristico centro storico, dove chi entra si immerge in un percorso che ripropone il passato. In bella mostra i prodotti più rinomati nei punti ristoro, come la pasta di casa, il vino, l'olio, il miele, i formaggi, i salumi e altro. E quanto creato dalle maestranze locali nell'arte del ferro, del legno, del granito e del baco da seta, e ancora gli artisti di strada, gli sbandieratori nelle vie illuminate da torce e lanterne. Intorno al 1400 i casali di Bingi e Bibungi, ubicati sul lato sinistro del fiume Stilaro, diroccati nella zona del convento di Santissima Apostoli nel secolo XI, scompaiono perché assorbiti dal Bibungi, sorto sulla sponda destra dello Stilaro. Tutto avviene sotto lo stimolo della certosa di Serra San Bruno, di cui i casali ne erano possedimenti. La motivazione adotta dai monaci di Santissima Apostoli per il trasferimento di Bingi e Bibungi era che a Bibungi c'era più acqua e pianura per gli allevamenti. Dopo qualche anno, in occasione della presenza dei certosini in paese, i bibongesi chiesero di poter ricordare il trasferimento di Bingi e Bibungi, istituendo una grande festa. Ecco così la nascita del mercato d'Abbadia, nome derivato dalla casa dell'abate, sita nel cuore del centro storico dove i certosini risiedevano in occasione delle loro visite a Bibungi. Nel 1806 Giuseppe Bonaparte emanò un decreto che abolì le università e istituì i comuni. Con tale decreto Bibungi, dopo 713 anni, la Universitas acquisì la propria indipendenza, liberandosi dalla giurisdizione della certosa. Un avvenimento storico per il paese che, per ricordare l'evento, ricorse al mercato dell'Abbadia, espandendolo e facendolo divenire istituzione. La festa si presentò rinnovata in Fiera Mercato, sempre nel rione Batia, entrando nella tradizione bibongese e calabrese. Una festa perciò diversa da tante altre, che racconta un avvenimento storico e perciò da premiare da parte degli enti superiori. Questa edizione, la 25esima, purtroppo non ha avuto al momento nessun supporto regionale e della città metropolitana di Reggio Calabria. Bibongi orgogliosamente non ha inteso perdere questa tradizione, che non è solo locale, ma appartiene a tutta la Calabria. Infine, per quanta impossibilità di giungere a Bibungi e per i nostri emigrati, il mercato dell'Abbadia potrà essere seguito sul sito di Telemia in streaming, nella diretta televisiva irradiata da Piazza del Popolo dopo le ore 21. Basta collegarsi sul sito www.telemia.it. Sono suoni del 68, c'è anche tanta musica in quello che il fitto calendario di caffè letterari a Roccella Ionica, all'ex convento dei Minimi. Continuano gli appuntamenti con i caffè artistico-letterari 2018 di Roccella Ionica, stavolta al centro dell'incontro un tuffo nel passato e precisamente negli anni rivoluzionari e controcorrente del 68, un passato che però non è stato solo ricordato attraverso generici discorsi, ma che al contrario è stato rievocato e rivissuto attraverso le voci e i suoni dell'epoca. Un incontro che, ha sottolineato la professoressa Elisa Scali, ha permesso di incontrare i personaggi e le storie di un'epoca tanto importante quanto controversa e ambigua. Cosa vuole essere questa serata? Non tanto una rivisitazione storica o un nostalgico ricordo di quegli anni, ma come è scritto insomma, nella nostra locandina, voci dal 68. L'idea è quella di mettersi in ascolto, cioè di riascoltare o ascoltare in alcuni casi voci che provengono da testimoni, da persone che comunque quegli anni l'hanno vissuti e
però rendere questa idea attraverso anche non solo la storia, la letteratura, ma la voce recitante, la musica, perché queste voci sono molteplici, alcune volte anche contraddittorie. Come contraddittoria è apparsa questa età molto particolare, ma che ha inciso profondamente sulla nostra modernità, sul nostro vissuto. E quindi stasera cercheremo di riascoltare in un atteggiamento abbastanza snello, non appesantito dalla rievocazione storica, ma tracciando anche i confini storici di questo enorme avvenimento che fu il 68. Oramai è una tradizione consolidata, beh, solo da pochi anni, ottiene tanti consensi, soprattutto giovanili, la Notte delle Stelle, quest'anno ancora a Casignana. A fine serata, senz'altro, non posso che esprimere la mia grande soddisfazione per questo nuovo grande evento che siamo riusciti a creare a Casignana. Certamente un grande successo che ci impegniamo a ripetere ogni anno, ed è questo appuntamento della Notte delle Stelle. Tutto è nato da una gita all'Acqua Park durante il Grest 2018, un altro grande successo anch'esso. Durante questa gita alcune ragazzine ci chiedevano la disponibilità a fare questo concerto di Angelo Famao. Dall'entusiasmo con cui loro hanno chiesto di fare questo concerto abbiamo subito capito che questo artista avrebbe portato a Casignana una marea di persone, e di fatto così è stato. Infatti stasera una piazza accesa, una piazza veramente calda, ha visto questa nuova stella emergente di cantautore neomelodico napoletano Angelo Famao, che ha dato veramente un risultato meraviglioso, una piazza veramente entusiasta, 5.000 persone circa è stata stimata la presenza a Casignana, e certamente per una notte del 10 agosto, dove in ogni paese si svolge un evento, per Casignana è stato senz'altro un nuovo grande successo. Eccoci all'agenda, questa sera con due appuntamenti, Roccella Comera parlando di storia presso l'ex convento dei Minimi, e poi invece in Largo Colonne, Largo Montalcino, Roccella Ionica, la seconda giornata di Festival Jazz in quel luogo. Ricordo anche che c'è la veglia di preghiera per quanto riguarda i festeggiamenti di San Rocco, quelli di Roccella Ionica, e domani vi ricordo il concerto sul lungomare cittadino con artisti locali, e poi all'indomani, cioè dopodomani, ci saranno i Cavalieri dell'Epoca, sempre per quanto riguarda questa festa. Oggi e domani a Bivongi torna il mercato della Badia, che poc'anzi abbiamo visto nel servizio, le anticipazioni necessarie, poi da sabato 18 a mercoledì 22, dalle ore 9 alle 11 a Roccella, avrà luogo un corso di scrittura critica con Gian Michele Taormina, il famoso critico di musica jazz. Poi sabato 18 a Gioiosa Ionica, Palazzo Amaduri 21, convegno Dal terremoto al ballo votivo, San Rocco a Gioiosa, tra storia e devozione. Sabato 18 sempre, nell'ambito della Roccella Jazz, presso il Teatro al Castello di Roccella, ore 18, conferenza Ustica Connection, Radici nel jazz, poi 21:15 i vari concerti. Sabato 18 a partire dalle ore 22 a Portigliola, Piazza Garibaldi, un evento di sensibilizzazione alla guida sicura con giovani talenti in concerto per la vita. Domenica 19 nell'ambito del Roccella Jazz Festival, Teatro al Castello, 16:30 conferenza Jazz e comportamento, poi 21:15 a partire da questo orario i vari concerti. Lunedì 20 di agosto, Gioiosa Ionica, Piazza Vittorio Veneto, ore 21, la 24esima sagra del pezzo duro gioiosano con Mister Muscolo e i suoi estrogeni in concerto. Queste soltanto alcune delle manifestazioni tra le tante in tutta quanta la Calabria. Adesso andiamo a leggere i titoli delle principali testate calabresi.
Andiamo a dare uno sguardo ai principali titoli dei quotidiani calabresi. Partiamo da Gazzetta del Sud: gioia adesione del 70% allo sciopero al porto, CGIL, CISL e SUL parlano di bilancio positivo. E poi Reggio: comandante dei vigili urbani, ci sono due aspiranti, mentre a Siderno sono stati incendiati 5 automezzi di Locride Ambiente. La notizia è stata resa nota solo ieri. E poi Genova alla ricerca dei dispersi, quasi 600 sfollati, in furia la polemica sulla possibile revoca della concessione ad Autostrade. Il crollo del Ponte Morandi si continua naturalmente a scavare, il bilancio ufficiale è di 38 morti e 15 feriti, domani i funerali di Stato. Poi a destra Reggio in 5.000 festeggia il compleanno dei Bronzi, e poi Palmi, camera iperbarica arriva a rinforzo, Polistena, Comune e Sorical, la crisi idrica è solo un ricordo. Poi ancora in basso, Molise, paura per altre due forti scosse, la più intensa al 5.1 epicentro, nella stessa zona del sisma alla vigilia di Ferragosto. E poi antimafia, unanime cordoglio per Rita Borsellino, mentre a destra il Vibonese, l'imprenditore sotto tiro, chiedeva l'invio dell'esercito. Lasciamo il Gazzetta del Sud e andiamo al quotidiano. Vedete, calabresi sotto il ponte della morte, tra le vittime di Genova una donna con la sua famiglia, un operaio e un ristoratore. I tre erano originari di Sersale, Acconia di Curinga e Antoni Mina. Poi in alto, a sinistra, la vista di San Luca, bagno di folla per Salvini, da settembre più sicurezza, mentre al centro pagina, delitto di Nicotera, caccia continua all'assassino del Lido. Centro pagina, vedete, ancora un medico aggredito in ospedale, preso schiaffi per un mancato ricovero nel reparto di chirurgia, protestano l'ordine e i sindacati. Poi in basso ancora staffetta per Iace, speranza e dramma nelle parole di due tedeschi. Crotoni, il sindaco chiede all'ANAS di fare subito verifiche, e poi la segnalazione, vicino a Rende un'altra struttura fa paura. In basso alla pagina, Polizia Municipale Reggio, sono due i comandanti in lizza per il posto in vertice, curriculum giunti da Civica Vecchia e Villa San Giovanni. Ancora in basso, Castrovillari, ladri in fuga dopo il furto, l'auto finisce contro l'albero, un morto, tragedia dopo il colpo dentro l'Ipercop. Naturalmente è tutto e buon proseguimento con il nostro telegiornale. È tutto per questo giornale, grazie, alla prossima edizione. Riepilogo. Siderno, incendiati 5 mezzi di Locride Ambiente, escalation criminale nel territorio. E ancora polemica a distanza, Lucano, Salvini, ma è la città a rispondere al ministro. Marina di Geose Unica, commercianti contro commissari, a proposito di strisce blu. Sangue calabrese sotto il ponte Morandi, due le vittime, una è di Antoni Mina. A erosione costiera, allarme scattato nella Soveratese, esercenti balneari preoccupati. Festival Jazz di Roccella Ionica continua il messaggio Italians con Zappa.